stiamo passando da Milano, perché ieri sera a Milano c'era la tradizionale prima della Scala, momento mondano ma anche di appuntamento politico per molto tempo. Ieri c'era una magnifica, pare, Madama Butterfly, che sarà travolta da 13 minuti di applausi, però la politica mancava, c'erano i contestatori fuori, ma le alte cariche dello Stato erano tutte a Roma per gestire la crisi di governo. Guardate. Siamo qua come ogni anno per protestare perché non ne possiamo più. Prima della Scala, comunque, con la sua opulenza, la sua ricchezza, rappresenta un modello di società che noi vogliamo cambiare. Loro ci sono. Ogni anno, il 7 dicembre a Milano, la prima della Scala significa anche protesta di piazza. Mentre sigle sindacali e centri sociali manifestano davanti al comune, dall'altra parte sfila il pubblico del teatro milanese, a dividerli transenne e polizia. Qui si parla di politica. Qui invece non si vuole parlare di politica. Siamo qua stasera per la musica. E non solo non se ne parla. Tutti gli esponenti politici nazionali ieri hanno dato forfè perché impegnati con la crisi di governo. Disdette le partecipazioni del presidente Mattarella, del presidente del Senato Grasso e dei ministri Padoan e Franceschini, in ballo tra l'altro nel totonomi governativo.